Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Andrea Player Passion con un bel unboxing, regali di compleanno in anticipo con un po' di acquisti. Allora, sono riuscito a reperire l'arciere e tra fine mese e primi di luglio mi arriva anche quello a cavallo, primo acquisto. Vabbè, poi lui mi sa che avevo già fatto vedere il cazzuto di Zelda e lui l'avevo fatto già vedere. Ok, poi li mettiamo un attimo qua, buttati così perché c'è una marea di cose da farvi vedere. Poi i due mazzi che io faccio la raccolta di Vanguard, due mazzi, siamo arrivati a già 5 mazzi. Poi siamo andati alla, scusate se sono un po' bianco ma non sto bene ultimamente, siamo andati alla come si chiama, a McDonald's a mangiare un milkshake e c'erano queste carte, vedete? Uno fatto con i puffetti, l'altro un altro gioco sempre dei puffi, però un altro nome. Allora, questo qua è questo. Vediamo se mette a fuoco. Viaggio nella foresta segreta, gioco d'azione, e questo qua è Viaggio nella foresta segreta, gioco di memoria. La mia ragazza si era fissata, gli ha chiesto: ma che giochi sono? E la ragazza gentilmente gliel'ha regalati. Grazie alla ragazza del McDonald's vicino a casa nostra. Poi siamo andati al GameStop, lei è fissata tra calcio, adesso ho scoperto che ha un'altra passione. Abbiamo preso SmackDown 2016 perché, per PC, perché ho scoperto che adesso è appassionata anche di Wrestling. Tanto per cambiare. Poi, ecco qua. Questo ho fatto cambio con un ragazzo. Però le miniature le ho dato un ritocco io perché ho preso finalmente il gioco di The Walking Dead, di uno skirmish. Le ho dato io oggi il ritocco facendo l'erbetta, vedete qua c'è l'erbetta, facendo magari le macchie di sangue sui zombetti, vedete? Colorandoli un po', non so se si vede qua, colorandoli un po' così. Ok, e per non farmi mancare niente, cosa ho fatto? Ho preso tutta la prima stagione di The Walking Dead. Ho preso il tappetino della città, bello morbido, i personaggi, che qua c'è Andrea. Vedete? Aspetta a fuoco, sto stronzo, ecco qua. Il nome Andrea. Abbiamo Rick a cavallo, fighissimo. Abbiamo Carol. Poi dietro abbiamo sempre comunque i Walker, eh? Sarebbero i zombetti. Un eroe e due zombie. Poi abbiamo, beh, l'equipaggiamento delle carte in più. Abbiamo Lori. Questa è la Wave 1, ragazze, tutta la Wave 1. Poi prendo la Wave 2. Poi abbiamo Morgan. I Walker, che sono sei, sarebbero i mostriciattoli schifosi. I zombetti, e abbiamo Shane. Ok, poi abbiamo le espansioni grandi che sono, prendi altri due per favore, stai aiutando. Che abbiamo gli elementi scenici di cui troviamo dentro due macchine e le staccionate. Abbiamo un'espansione che si chiama Prelude to, in inglese, non lo so, sullo starter set. E c'è dentro Brian e 5 mostriciattoli con tutto questo equipaggiamento che c'è qua. Le carte, altre cose stampate. Poi
Poi abbiamo un altro set introduttivo che si chiama Days Gone By, un'espansione con dentro Dale, Ellen e Donna, sono tre, e Jin, scusate, o Jim, con altre cose da mettere sul terreno, eh? Qua. E basta, questa è la prima wave. La seconda wave la vedete il mese prossimo. La sto facendo tutta perché è un gioco carinissimo. Questi sono gli acquisti. Allora, poi. Cominciamo, o forse lo chiudiamo qua e ne facciamo un altro di video. Innanzitutto voglio salutare tutti i ragazzi del gruppo di WhatsApp, tutti i ragazzi del gruppo di Telegram, tutti i ragazzi che ho sulla destra. Voglio salutare tutti i miei fratellini, i miei nipoti, tutti quanti ragazzi, la mia dolce metà, tutti quanti. Siccome mi metto nell'ultimo cassetto poi, anche questi, grazie. Ah no, volevo farvi vedere l'ultimo acquisto, scusate, ho preso questo, lo starter set, uno set introduttivo di Warhammer Sigma, che è una figata pazzesca, sono già precolorati, meno male, possono montarli, oro i buoni e rosso i cattivi, c'è il tappeto, c'è l'elemento scenico, una figata pazzesca, l'entrata già spacca di brutto. E io sapete che sono amante delle miniature, questo qua spacca di brutto, vedrò di montarlo e giocarlo con la mia fidanzata perché giocheremo solo io e lei. Tutti questi giochi che vedete che li prendo da Fantamaus, sia in via Romagna sia in via aspettate che faccio un po' fatica, com'è che è? No, via, aspettate che faccio fatica perché è una via un po' strana, è un po' che non ci andiamo. Aspettate. Allora, il mio canale. So che non sono molto costante, ma ragazzi ho 200 milioni di cose da fare. Abbiamo prenotato, se vi dico, i giochi di Play Switch, cioè abbiamo prenotato un mese praticamente. Ok, allora mostr'altro Fantamagus in via Sapri numero 83. Molti sono regalati, molti sono giochi che mi hanno regalato. E niente. Saluto Brillante, saluto Isa. Che volevo dirvi poi? Saluto Wargame per passione, saluto Cornelau, saluto Gioconauta. Poi, beh, saluto gli invidiosi che le brucia il culo perché io non posso comprare le cose, loro no. Poverini, mi fanno una tenerezza infinita. A me mi spiace, però purtroppo in questo mondo ci sono anche quelli che poverini fanno. Cioè, c'hanno invidia di noi che possiamo, ci regalano le cose, possiamo permetterci di comprarci quello che vogliamo, tutte queste cose qua. Cioè, è un problema tuo, Fava J. Poi già dal nome Fava J, cioè, è sempre un po' triste, però. Saluto Daniele, saluto Mica Brillante, Sam, Mattia,
Marco, Angel Dark. Saluto Gameplayer, che è sempre presente anche lui. Saluto Riccardo. Scusate. Ragazzi, saluto tutti quanti, grazie per avermi seguito. Il prossimo video si tratterà dei regali di compleanno in anticipo. Adesso caricherò sto video e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video dopo di questo, che vi faccio vedere i regali che mi hanno fatto di compleanno. I primi regali che arrivano, poi metto pure via poi sopra lì, di compleanno. Saluto Isabello e niente ragazzi, ci vediamo presto con un bel gameplay, un bel gioco, Gativen, da che piattaforma, boh, chissà, si vedrà. Ciao belli, alla prossima, un bacione.